Colpo dell'Avezzano alla Cittadella dello Sport, i biancoverdi superano in rimonta il San Buceto 1-3 in una gara vivace e combattuta con un momentaneo vantaggio dei padroni di casa siglato da Bruni. I marsicani fanno proprio la partita con il gol di Bisagna e la doppietta di Dos Santos. Vittoria sostanzialmente meritata della squadra di Torti, anche se forse il risultato è troppo severo con il San Buceto che probabilmente avrebbe meritato anche il pareggio. Al 12° il primo sussulto della partita ci prova D'Alonso dalla distanza con un raso a terra di prima intenzione che termina al lato. Al 17° Blanco appoggia per Dos Santos che manda di poco alto. Al 25° ancora Avezzano in avanti con Besana che mette in mezzo per Laguzzi che però non è preciso sotto porta, ma poco dopo il San Buceto a passare in vantaggio con un contropiede nel quale Bruni con un preciso diagonale supera Di Girolamo. Al 31° una doppia conclusione del San Buceto con Marfisi che si fa ribattere dalla retroguardia marsicana e Bruni che guadagna un calcio d'angolo, come in occasione della rete del San Buceto anche in questo caso l'Avezzano approfitta del miglior momento degli avversari. Al 33° i biancoverdi trovano il gol con un contropiede finalizzato con successo da Dos Santos. Al 40° una punizione di Marfisi al limite battuta centralmente viene ribattuta da Di Girolamo. In chiusura di frazione al 45° Marfisi appoggia per D'Alonso sulla cui conclusione blocca l'estremo ospite. Nella ripresa all'11° una stoccata di Bisagna dalla distanza da posizione centrale va di poco alta. Al 14° Bruni suggerisce per Caro sulla traiettoria della conclusione si trova Barrow che smorza il tentativo del compagno di squadra. Al 22° arriva il vantaggio dell'Avezzano con un velo di Dos Santos su un traversone proveniente dalla destra, raccoglie Bisegna che batte Rossetti e dunque sorpasso dei biancoverdi. Al 34° il tris dell'Avezzano con una conclusione improvvisa di Dos Santos che trova impreparato Rossetti che non riesce a bloccare. Il numero 9 marsicano mette a segno la sua doppietta personale. Reagisce il San Buceto al 38° con una acrobazia di Bruni che va di un soffio sopra la traversa. Nell'occasione si fa male il numero 9 Viola, ma dopo qualche minuto recupera e riesce a rientrare in campo. Termina dunque 1-3 in favore dell'Avezzano che conquista i suoi primi 3 punti stagionali al cospetto di un San Buceto che comunque non ha affatto demeritato. Mister Torti, vittoria per 3-1 sul campo del San Buceto, la stagione non poteva iniziare nel migliore dei modi. Ma sì, ci tenevamo perché volevamo riscattare anche il non passaggio del turno di domenica scorsa, quindi penso che abbiamo fatto una buonissima partita su un campo difficile contro una buona squadra, per cui siamo contenti anche quando siamo passati in svantaggio, non ci siamo disuniti, abbiamo continuato a giocare, quindi penso che poi alla fine la vittoria è meritata. È importante la doppietta di Dos Santos? Ma è importante che la squadra abbia vinto, poi nella vittoria c'è la doppietta di Dos Santos, di Blanco, Pendenza, conta, sono come se soddisfazioni personali, però poi quello che conta è che noi abbiamo un obiettivo e che tutti insieme dobbiamo perseguirlo, per cui è importante che la squadra abbia vinto. Il risultato a mio avviso è molto severo, non meritavamo la sconfitta, secondo me per la prestazione che abbiamo fatto e le occasioni che ci sono state da ambo le parti era una partita da pareggio. Sì, quanto si è sentita l'assenza di Dedeo? No, Vittorio ci ha portato avanti in Coppa parando dei rigori e gli infortuni fanno parte del gioco del calcio, quindi niente, piena fiducia in Rossetti e aspettiamo Dedeo che quando sarà pronto rientra.